Ciao a tutti e bentornati al canale del sito swiftus.it, sezione tutorial. Nel tutorial di oggi vedremo in modo semplice come realizzare una funzione che in uscita genera un colore random da poter utilizzare nelle varie necessità. Nell'esempio che faremo oggi vedremo come cambiare colore appunto random a ogni tocco che verrà effettuato sullo schermo. Quindi creiamo un nuovo progetto. Scusate, ho selezionato opzione sbagliata. Allora, ok. Single View App e lo chiameremo genera colore random. Abbiamo il nostro progetto e spostiamoci direttamente nel view controller perché è solo questione di codice. Quindi creeremo appunto la nostra funzione, o meglio metodo colore random, ok, e appunto potremmo chiamarlo colore, dove in entrata non abbiamo nessun elemento e in uscita gli diremo che sarà di tipo UI color. All'interno di questa funzione creeremo tre costanti che ci serviranno per recuperare i valori rosso, verde e blu per generare un colore tramite la forma RGB. A questo punto creeremo un elemento, un casting, gli diremo che è di tipo GG float, GG float. E useremo la funzione arc random uniform arc 4 random uniform e gli diremo che dovrà generare un numero, perché questa è la funzione per generare un numero di 256 e lo divideremo appunto per 255.0. Ok, penso che ci sia. Vediamo qui, punto e virgola, ce lo dice qui, questo chiude questo. Ok, ho sbagliato io, scusate. Ok, perfetto, eccolo qui. Quindi genererà un numero causale a massimo 255, quindi abbiamo messo 256 slash 255 è come quando utilizziamo per creare un colore RGB. Copiamo questa forma e lo facciamo anche per recuperare un colore random rosso, verde e blu. A questo punto gli diremo di restituire un UI color utilizzando appunto la forma RGB. Quindi utilizzeremo questa forma, eccola qui, e utilizzeremo le nostre costanti, quindi rosso, verde e blu. Come alfa daremo 1.1.0, quindi visibilità massima. Quindi ecco qui, abbiamo creato la nostra funzione che genera un colore
random in formato RGB utilizzando la proprietà arc4 random uniform che genera un numero, quindi a cambiare del numero cambia anche il tipo di colore. A questo punto, per interagire nel nostro esempio, ma possiamo utilizzarlo per qualunque scopo, potremmo fare utilizzare la funzione override touch again, quindi inizio a scrivere, quindi qualunque evento che viene fatto sulla tastiera, e potremmo dire self view background color, quindi assegneremo il background color richiamando la nostra funzione colore. Quindi adesso se lanciamo l'applicazione, attendiamo che il motore si carica, a ogni tocco fatto, a un meglio, per essere più tecnici, ad ogni tap fatto sullo schermo, il colore di background nella view principale cambierà a secondo dei valori generati in maniera causale dal nostro metodo colore. Quindi si è caricato la nostra view, adesso vedete, ad ogni tocco sullo schermo verrà generato un colore random e assegnato al background della nostra applicazione. Bene, per questo tutorial è tutto. Se il tutorial vi è piaciuto e vi è stato utile, potete lasciare un mi piace qui sopra. Potete scaricare e fare il progetto all'interno dell'apposita sezione del sito swiftus.it. Grazie e buona programmazione a tutti.